Buonasera, siamo pronti a commentare dunque il derby di Siena, un derby ancora una volta beffardo per l'Arezzo. Lo scorso anno il Siena rimontò 3 gol al Comunale, questa volta addirittura al 96esimo l'Arezzo vede sfumare la vittoria che ricorderete qualche anno fa arrivò con il gol di Polidori, tiro dal limite leggermente deviato, stavolta Polidori giocava nella parte opposta e dopo il gol di Baldan l'Arezzo sembrava controllare la partita e poi l'espulsione di Rolando. I 6 minuti di recupero hanno cambiato le cose. All'ultimo tuffo, all'ultimo cross della partita, Guidone, come vedremo tra poco, è stato bravo, insomma, ad anticipare Nolan. E purtroppo non è la prima volta che Nolan si fa sorprendere, un ragazzo giovane, quindi si spera che con l'innesto di Ceccarelli, ecco, gli possa trasmettere qualche valore legato soprattutto all'esperienza. Saluto Pierangelo Ceccherini, benvenuto. Ben Buonasera. ritrovato e poi saluto Patrizio Blonda, ben ritrovato. Grazie. E siamo pronti. Patrizio Blonda, ricordiamo anche che scrive su blog Amaranto. Abbiamo avuto già il coordinatore di questo blog e sicuramente avremo ancora altri ospiti. Ci fa piacere, l'abbiamo già detto l'altra volta, che ci sia uno spazio comunque vivo anche sul web in cui si parla di Arezzo. Allora, rivediamo le immagini e poi ne parliamo. È il giorno dell'atteso derby di Siena tra il Siena e l'Arezzo. Di Donato cambia ancora, manda in attacco a sorpresa Mesina a far coppia con Cutolo in mezzo, inserito Benucci con Tassi, Corrado rilanciato dunque come esterno alto con Foglia Rolando, difesa 3 Luciani Ceccarelli, Baldan davanti a Pissardo nel Siena, oltre al grande ex dal canto in panchina c'è Serrotti in mezzo al campo e anche Polidori, dunque una partita con tante motivazioni. Ci ha provato subito Migliorelli con una conclusione che però è finita alta. Insiste il Siena, la palla da Arrigoni, poi Gerli libera Serrotti, Polidori 1-2, Serrotti destro, Pissardo, parata non difficile. Eccolo qua, Serrotti, uno dei grandi ex, davvero ottimo lo scorso campionato. Siena in avanti con Baroni, poi Arrigoni. Siamo qui già nel secondo tempo, non accade molto, infatti la prima frazione, Pissardo anche qui non ha problemi a bloccare. Ancora il Siena, smarcato Arrigoni, parte il cross, Polidori prova a mirare, la palla va sul fondo. 500 tifosi al seguito dell'Arezzo. Triplo cambio per Di Donato, esce Benucci, entra Baldan, esce Mesina, entra Khedira, esce Corrado ed entra Volpicelli. Attenzione qui a D'Ambrosio, commette fallo secondo l'arbitro su Khedira. Arriva il calcio di punizione in favore dell'Arezzo. L'arbitro Carella di Bari ha dato il via. Sta per battere Luciani, poi ci ripensa. Foglia rimane lì e batte a sorpresa. Pallone in mezzo, c'è Baldan che stacca e porta in vantaggio l'Arezzo al Franchi di Siena. Baldan è entrato dunque nella ripresa. Esulta perché è un gol pesantissimo per l'Arezzo che ha bisogno di fiducia. Ecco la gioia da parte dei tantissimi tifosi Amaranto. Foglia, palla dentro, Baldan elude tutte le marcature e mette dentro. E dunque il Siena ancora una volta sotto, ha sempre vinto fuori il Siena, ma in casa mai vinto. Attenzione, bella in mezzo! Cesarini, Guidone, che è entrato nel secondo tempo anche lui. C'è però una bandierina alzata, gol che non vale. Nel Siena sono entrati anche Setola e Dauria, oltre a Guidone. Rivediamo qui che cosa è successo con Dauria che mette dentro. C'è il tentativo di Cesarini e Guidone, posizione sospetta. Cutolo all'indietro, Rolando, sinistro secco, Confente respinge e poi Barone che libera l'area di rigore. Siena che cerca di buttare i palloni in avanti, colpo di testa di Baldan. Attenzione a Gerli, brutta entrata di Rolando. Attenzione, il cartellino, l'arbitro, non si sa che cosa tirerà fuori. È un rosso. Rosso per Rolando. L'Arezzo rimane in 10. Siena che fa fatica a attaccare. Qui però l'Arezzo concede la superiorità numerica, davvero un'entrata censurabile questa di Rolando. C'è un giallo anche per Di Donato che in panchina è molto agitato e desideroso di regalare ai tifosi dell'Arezzo la gioia nel derby. C'è una punizione per il limite per il Siena. L'arbitro sente ancora qualcosa. C'è un altro giallo e quindi viene espulso anche Di Donato. Siamo ormai nei minuti finali.
6 minuti di recupero, la rabbia di Di Donato, l'Arezzo è in vantaggio ma c'è da soffrire in 10 per l'Arezzo, calcio di punizione dal limite pericoloso per Cesarini, palla che sfila sul fondo di pochissimo. Insiste il Siena, Baroni, lungo lancio, palla che carambola nella zona di Dauria, rincorso da Ceccarelli, Dauria, cross al volo, c'è Guidone! Al 96esimo, Guidone trova il pari, proprio l'attaccante che era stato cercato in estate dall'Arezzo, regala in extremis il pari al Siena proprio allo scadere. Qui Ceccarelli, cross e Nolan completamente bruciato dallo stacco di Guidone e finisce dunque 1-1 nel derby di Arezzo di qualche mese fa. Il Siena rimontò 3 gol e segnò allo scadere con Arrigoni. Questa volta è Guidone a dare l'amarezza a un Arezzo gagliardo che soprattutto nella ripresa sembrava in controllo della situazione. Esce da Siena con un punto. Allora, qui possiamo dire tante cose, ovviamente c'è la beffa e la delusione, perché molti dicono avremmo firmato alla vigilia il pareggio, però è chiaro che quando sei in vantaggio con un Siena, è vero che anche l'Arezzo non aveva costruito granché, però neanche il Siena, che insomma sulla carta è una delle squadre che dovrebbe stare nell'alta classifica, anche il Siena insomma non ha compicciato molto nell'area di rigore dell'Arezzo, al di là insomma del predominio che magari può esserci stato nella prima frazione. È chiaro che però quando vinci 1-0 la delusione c'è per forza, no? Eh sì, grossissima beffa. Dopo a mente fredda si può anche dire che era una partita da 0-0, si può dire qualunque cosa, però quando segna e la squadra avversaria segna al 96esimo, che si può dire? Poi era una partita particolare, un derby sentitissimo, per di più super sentito per tutta questa serie di ex che c'era. Erano 3 punti che l'avrei presi ben volentieri. Diciamo che si potevano, al di là dell'episodio finale, c'era la sensazione, Patrizio, che si potevano portare a casa, cioè fino al momento dell'espulsione di Golando non c'era alcun segnale, al di là di una sofferenza che era anche plausibile con il Siena che doveva pareggiare, però non c'erano segnali di allarme. Il Siena ovviamente si era riversato già nella nostra metà campo, però si era anche aperto dietro, tant'è vero che poco prima dell'espulsione Rolando aveva fatto l'azione forse più menzionabile, più meritevole di menzione, perché era forse l'unico tiro fatto in tutto l'arco dell'anno, della gara, tutte e due le squadre, nato da un'azione ben congegnata, ben concordata e tutto quanto. Poi ha fatto quella sciocchezza che per me ha riaperto i giochi completamente, perché Di Donato è stato costretto a sostituire ovviamente Cutolo. E lì loro hanno preso coraggio anche per questa doppia esclusione dei giocatori che fino a quel momento erano stato un po' la spina del Siena, che non sapeva metterci riparo. E da lì hanno preso ancora più coraggio. Tant'è vero che dal canto ha messo dentro una batteria di attaccanti notevole, proprio per sfondare il muro che l'Arezzo aveva eretto. Poi ci sta, ingenuità a parte, però ci sta. L'altro dubbio sono i 6 minuti di recupero che l'arbitro ha concesso, che ce li dovrebbe spiegare, perché a parer mio non c'erano. Effettivamente è quello, ecco, credo che sia quello. Adesso tra poco dovremmo vedere anche proprio il momento dell'espulsione di Rolando. I 6 minuti, ecco, su quello si può discutere, perché effettivamente al di là dei cambi il gioco un po' spezzettato, per giustificare i 6 minuti deve accadere forse qualcosa di più, no? Per darli, ma non saprei. Sì, le sostituzioni sono state fatte, si è perso qualcosa nell'espulsione di Rolando. Intanto questo è il Siena che aveva pareggiato prima, secondo voi era regolare questo gol? Ma non saprei, perché forse era il fuorigioco, non quello che l'ha messo dentro, ma quello che ha tentato di metterlo dentro, che ha partecipato all'azione, però non si vede tanto bene. Sì. Immagino che lo chiarisce, no. Secondo me, perché non si è capito, perché però Guidone dice sono io, sul tocco di Cesarini, Guidone sul secondo palo, se è stato, ecco, però il dubbio rimane sì. Io ho detto tranquillamente oggi sul blog, sì, ho scritto
o il guardaline c'aveva il VAR, impresa diretta, allora, o comunque aveva visto l'ultima giostra del Saracino e sbandierava. Allora, abbiamo rivisto l'intervento su Golando, poi ci sono i gialli per Di Donato, questo è il primo, poi ci sarà il secondo, ovviamente anche queste sono interruzioni di gioco, quindi ovviamente va considerato tutto, c'è anche l'espulsione di Donato, che fa perdere ulteriore tempo, anche se credo qui avesse già dato i 6 minuti di recupero. Dimmi... C'è una cosa da notare, sì. Che parecchia difficoltà ce l'aveva l'arbitro nel tirar fuori il cartellino rosso. Ma non lo trovava. Non lo trovava. Sembra che il cartellino rosso fosse più largo della stacca, della tasca. Infatti nell'espulsione di Rolando non si sapeva. Ha perso più tempo lui che tirava fuori. È vero. Forse per quella da 6 minuti di recupero. Sì, per l'espulsione di Rolando, che tirerà fuori. Ha tirato fuori il rosso. Purtroppo il rosso. Allora ci fermiamo un attimo, poi dopo sentiremo sia la conferenza di Dal Canto e poi le parole di Donato tra un attimo. Ben ritrovati, allora stiamo commentando Siena Arezzo. Prima di sentire gli allenatori, intanto Patrizio, come hai visto Dal Canto nell'ottica in questo caso da avversario? Lui aveva detto in settimana, ovviamente per me non sarà una partita come le altre, però anche nelle interviste che poi ha rilasciato nel dopopartita ha detto, insomma, ha fatto capire di non comprendere l'avversione da parte dei tifosi, al di là che sei andato, diciamo, dal nemico, no? Come l'ho visto? Impacciato? Sì. Il solito Dal Canto che si vedeva come al solito qua ad Arezzo, con l'unica eccezione che quando si è trovato in ennesima difficoltà ha fatto contemporaneamente 3 cambi, e penso che ad Arezzo non sia mai successo, e poi dopo pochi minuti ha inserito anche gli altri 2 giocatori che poteva inserire. Preso dalla disperazione o nell'intento di far allungare i tempi del recupero, di sicuro in quel momento non aveva le idee chiare, come non aveva le idee chiare su come affrontare l'Arezzo, perché l'ha messo in maniera speculare, rinnegando quelle che erano i suoi credi. L'ha fatto anche Di Donato, però io l'ho trovato impacciato. Piangelo, a proposito di Donato, ieri ha sorpreso un po' tutti con questa formazione, anche dopo sentiremo anche, mi pare, Baldan che dice anche noi non sapevamo nulla fino alle 3, ci ha svelato alle 3 la formazione, è stato un effetto sorpresa per tutti, a cominciare dalla scelta di Mesina dall'inizio, poi l'inserimento in mezzo di Benucci, rilanciato Corrado come che terzo veniva di terzo di difesa, e quindi con questo modulo che ormai ha abbracciato accantonando il precedente. Come battuta si potrebbe anche dire che Dal Canto era difficile che potesse anche immaginare la formazione dell'Arezzo, perché nemmeno noi si poteva pensare, sì, forse qualcosina, ma non certamente. Ha voluto dare un segnale molto probabilmente alla rosa, ha voluto dare un segnale che tutti sono utili in questa squadra. E diciamo che l'aveva, fra virgolette, un po' azzeccata, perché se al 96esimo non succede quello che è successo era una vittoria anche dell'allenatore in questo caso. Già. Qui vediamo il gol sul cross di Daoui, uno dei giocatori entrati proprio nel secondo tempo nel Siena, e Guidone, che doveva vestire la maglia magari, perché ricorderete che fu cercato in estate e lui ha scelto, è stata una sua scelta, diciamo, ha preferito andare a Siena. Le cose Poi ho rivisto il gol, l'ho rivisto diverse volte, c'è stato una serie di tanto è strano perché Ceccarelli si sgancia e va lateralmente. Hai fatto un rilievo giustissimo. Prima di tutto il loro difensore ha buttato su un pallone, come si dice, è l'ultimo. Alla viva il parro. La disperazione. C'è stato un mezzo rinvio di testa, la palla è venuta sull'esterno e sull'esterno stranamente c'è andato a chiudere Ceccarelli, che invece Ceccarelli doveva stare in quel momento dentro l'area per l'eventuale colpo di testa. Sicché c'è stato per di più, Nolan si è fatto anticipare, c'è stato anche qualche erroruccio da parte nostra. Di piazzamento indubbiamente. Sì, posizione anche serena. Anche se è troppo avanti rispetto perché Ceccarelli in quella posizione ci doveva essere. In 10 uomini non ti puoi portare avanti nel tentativo di prendere il pallone e rilanciarlo, devi coprire prima la tua zona.
e poi eventualmente ripartire. Sì, che è stata un'altra delle mosse invece di Dironato nel secondo tempo. Chiaramente l'Arezzo ha pagato l'assenza di Gori, perché insomma, è un giocatore che l'abbiamo visto che capacità ha, no? Con la propria l'abbiamo visto di poter fare la differenza. Ci attendavamo che Dira, che tutto sommato però quando è entrato, no, ha preso la punizione del gol, che forse anche quella non lo so se c'era, perché insomma, comunque a prendere le punizioni di gol abbiamo visto che è molto bravo, l'abbiamo visto anche in Team Cup, ci ha fatto un momento anche lì che ha rischiato un episodio di prendere quasi il fallo dentro la gara, perché su quello nulla da dire, chiaramente gli manca un po' la parte finalizzativa. No? Gli arbitri però ci pensano due volte prima di fischiare un fallo a favore, perché adesso hanno cominciato a capire il giochino. Saranno mea forse, dici. E quindi ci stanno un po' attenti. Però tutto sommato diciamo che forse ieri l'importante era non perdere. Sì. Però ecco, non perdere in questo la modo, paura. Ci dice a livello psicologico, dico. Dopo subentra l'amarezza, però all'inizio le due squadre sono entrate in campo con la paura di perdere, entrambe. E il tic e toc che si è visto per tutto il primo tempo è dovuto anche a quello. La partita è decollata dopo il gol de Baldan, che secondo me poi non è di testa ma di spalla, comunque. L'importante è che era gol. E ora invece andiamo a ascoltare Di Donato, che dice, insomma, io sono arrabbiato, non gli va tanto bene appunto il pareggio arrivato in questo modo, e soprattutto i 6 minuti di recupero, e poi sentiremo anche un estratto della conferenza di Dal Canto dal canale della Roba Urziene. È stato un peccato, mi spiace per i ragazzi, mi spiace per il pubblico che sembrava che giocassimo in casa, non c'è stata proprio partita sotto quel punto di vista. E, dispiace perché avevamo fatto quello che c'era da fare, meritavamo sicuramente la vittoria, per un nulla non siamo riusciti a ottenere i 3 punti. È normale che i 6 minuti di recupero non li ho visti, non so dove siano usciti fuori. Purtroppo stiamo raccontando un pareggio che non meritavamo. Ecco, ci va anche un pochino tutto storto, Daniele. Sì, dobbiamo cercare di stravolgere questo periodo. Anche l'espulsione di Rolli secondo me era più da munizione. Gli ultimi 15 minuti veramente si è assistito a un... Vabbè, non voglio parlare perché alla fine il treno butteranno fuori. Quindi mi dispiace per i ragazzi, perché avevamo fatto la partita che avevo chiesto e meritavamo sicuramente questi 3 punti. Io sono arrabbiato per come è venuta, perché è venuta in un tempo di recupero incredibile, e perché questi ragazzi, con tutta la gente che ci è venuta a sostenere ad Arezzo, meritavano di festeggiare oggi. 3-5-2 con tante novità, ci puoi spiegare un po' di scelte? Ma le scelte le faccio secondo quello che vedo in campo, i ragazzi che mi hanno più fiducia, i ragazzi che mi hanno più... Che vedo meglio in settimana. Poi durante la partita ho cambiato, è andata bene, abbiamo fatto gol. Ti ripeto, sono molto amareggiato, perché meritavamo sicuramente i 3 punti che ci avrebbero permesso appunto di accorciare quella classifica. Però siamo rinati, siamo tosti, e questo è di buon auspicio per Alessandria. Siamo qui a festeggiare un pareggio, perché primo la squadra se l'è strameritato, e secondo perché oggi va così. Se la partita fosse finita 0-1, oggi per la prima volta non sapevo nemmeno cosa dire ai miei giocatori, perché ci sta che dopo il vantaggio dell'Arezzo tu possa avere un momento di sbandamento, magari abbiamo cambiato l'assetto, ci siamo smarriti per qualche minuto, però il primo tempo della squadra è stato secondo me di alto livello, forse non è stato legittimato a sufficienza da occasioni da gol vere e proprie, a parte un tiro di Serrotti. Ecco, abbiamo fatto pochino negli ultimi 20 metri, su tutto il resto no, la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare. Oggi va così e finché non cambia ci accontentiamo così. Facile, perché comunque ci aspettavamo che l'Arezzo, dopo aver perso in casa in modo rotondo, venisse con particolare attenzione. Comunque è una squadra formata da buoni giocatori. Detto questo, la partita, il predominio è stato abbastanza netto in tutta la gara. In secondo tempo, quando siamo andati in svantaggio, non abbiamo mai rischiato. Detto, mi tocca dirti che se siamo contenti per un pareggio, quando in realtà la squadra oggi non è che si meriterebbe di più, perché se non lo facciamo, il risultato pieno in casa vuol dire che qualcosina bene non lo facciamo. Però ora mi sembra un po' oltre i nostri demeriti. Ecco, questo.
Sì, però tante volte va per le caratteristiche dei giocatori. Su Polidori lo possiamo anche pretendere, su Cesa è un giocatore diverso, più simile a Cutulo. A Cutulo come giocatore va un po' a spasso per il campo. Io un po' ho necessità che il giocatore stia ligio a dei compiti offensivi, un po' lo castro con compiti offensivi, quindi devo lasciargli che l'estro che ha alle volte è quello che mi fa vincere uno contro uno, sbloccare delle situazioni che appaiono chiuse. Oggi non è stato così. Deve imparare a fare un po', cioè la libertà di interpretazione di quello che succede, c'è anche degli aspetti dove un giocatore deve saper stare in un posto perché magari crea un vantaggio o un altro e magari non è lui in prima persona ad usufruirne, ecco. Però in generale con la Pistoiese primo tempo, con la Pro Patria primo tempo, sono tutte buone partite dove 3-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 
era nascosto da 1000 giocatori, quindi ho visto il cross, non quello che è successo in area. Abbiamo provato a essere ultra offensivi nei giocatori che ho messo in campo, perché se avessimo perso oggi dal punto di vista morale poteva essere, secondo il mio punto di vista, una batosta grossa. Invece, ripeto, meritatamente, un po' fortuitamente, perché l'abbiamo fatto il 97esimo, la squadra ha ottenuto il pareggio che si è strameritata, e oggi ci teniamo questo pareggio qua e ripartiamo tentando di riandare a fare un'impresa fuori casa. Eccoci, abbiamo letto anche su Facebook la presa di posizione anche del direttore generale Armando Piagoni, che insomma, sottolinea la parte arbitrale, dice che insomma tra Siena e la partita quella con la Pergolettese mancano 4 punti all'Arezzo. Lì ci furono vari episodi, ovviamente lì la cosa fu più marcata, però Piagoni insomma ci mette dentro anche questi 2 punti qui per i 6 di recupero. Chiedo a Pierangelo se ci sta o è un modo anche per proteggere certo, la squadra? Certo, da vecchia volpe del calcio cerca anche di proteggere una certa situazione, proteggere anche la squadra, l'ambiente che è un po' deluso. È inutile andare a cercare i punti persi con la Pergolettese. Con la Pergolettese sì, effettivamente qualcosa di esterno c'è stato, però ci siamo anche mangiati delle reti incredibili davanti al portiere. E speriamo ora che nel proseguo del campionato qualcosina ci venga anche a nostro favore. Certamente siamo tutti piuttosto delusi, però il punto non è disprezzabile, anzi è un ottimo punto. Certo, bisogna cercare di farlo fruttare con le partite che verranno. E l'Alessandria è come dice Arezzo, è un brutto crostino da mangiare. Eh sì, tra l'altro sta facendo un campionato forse anche al di sopra di quelle, sì, che erano ottimo. Le attività. E ha fatto anche un'ottima campagna acquisti. Eh sì, meglio delle altre volte, no? Perché sì, gli ultimi anni è stato sì, è passato un paio d'anni, sì, così. A leccarsi le ferite del famoso campionato vinto e sì, poi invece vinto dalla Cremonese. E invece quest'anno ha fatto un'ottima squadra, specialmente nel reparto avanzato. Patrizio, l'altra settimana io dicevo che mi aspettavo l'atteggiamento che si è visto ieri dall'Arezzo, no? Perché comunque venivi intanto dalla partita col Monza, che aveva deluso, non tanto, diciamo che Monza avrebbe vinto probabilmente lo stesso, però il modo, no, in cui era arrivata questa batosta. Però mi aspettavo un Arezzo Gagliardo, perché comunque la piazza ci tiene, è un derby, quindi è anche una partita che ti viene facile da preparare. Adesso invece il vero banco di prova, quando ritornerà a giocare una gara suggestiva con l'Alessandria, ma che non ha le motivazioni ovviamente che può avere, che richiama quelle col Siena, lì si vede, ecco, se la squadra ha superato, no, un po' diciamo lo scotto. Allora, partiamo dal presupposto che intanto si comincia a dire che se n'è andato il primo quarto di campionato, sì, e quindi ovviamente ogni partita si va ad affrontare, meno tempo rimarrà necessario per recuperare, non dico la seconda, la terza, la quarta posizione, ma perlomeno una posizione tranquilla che possa ridare slancio alla squadra. Ci sono tanti infortunati fuori, diversi torneranno disponibili, forse qualcuno ieri l'ha voluto risparmiare, tipo Belloni, proprio in prospettiva di non peggiorare una situazione che è già critica di per sé. C'è un altro aspetto, secondo me, da sottolineare, è quello del nervosismo
che sta prendendo i giocatori. Se non vado errato, qui magari tu hai sotto mano più dati di me, sia Foglia che Luciani che Cutolo, che poi sono i più anziani, quindi quelli più maturi, hanno già raggranellato il terzo cartellino giallo. Il che vuol dire che al prossimo cartellino vanno in diffida e a quello successivo vanno in squalifica. Questo potrebbe compromettere in qualche modo un ulteriore miglioramento se prima non si recuperano i giocatori infortunati. Quindi è bene che, al di là di quello che è l'attaccamento della maglia, capiscano che il bene dell'Arezzo si fa anche mantenendo nervi saldi, soprattutto loro che sono i più esperti, perché se li beccano loro, figuriamoci i più giovani che devono imparare da loro, no? E quindi anche questo è un aspetto che secondo me non va trascurato. Sentiamo Nolan e prima ancora Baldan che racconta anche il gol e come è andata anche la settimana. Un bel gol provato, questa settimana abbiamo, ci siamo concentrati soprattutto sulle palle inattive, sui calci d'angolo, le punizioni, perché in partite così lo sappiamo, tirate, l'episodio, l'occasione, comunque pure di particolari poteva fare la differenza e così è stato. Peccato che non ha regalato i tre punti, infatti da parte mia anche della squadra c'è un po' di, c'è molto rammarico, però siamo contenti perché non è da tutti e poi comunque dobbiamo venire con i piedi per terra, visto comunque la situazione, però non è da tutti venire a Siena, che comunque è il derby, e fare una partita tosta, comunque grintosa, dopo una sconfitta della settimana prima contro il Monza. Questa settimana è stata una settimana particolare, ma non tanto per la sconfitta di 4-0 col Monza, perché cioè, è un episodio, perché forse è stata la partita veramente più brutta che abbiamo fatto finora a livello di atteggiamento, poi tecnico-tattico parla l'allenatore. E siamo stati bravi a compattarci, a non disunirci, a lasciare fuori magari i nervosismi o comunque i rumor che vengono da fuori, perché giustamente i tifosi vengono in stadio, pagano il biglietto, è giusto che possono contestare, o comunque i giornalisti non li scrivete, giustamente. Quindi siamo stati bravi a chiuderci e ad allenarci veramente veramente bene. Il mister ci ha tenuto alle spine fino all'ultimo, non sapevamo la formazione fino a oggi alle 3 quando ha fatto la riunione tecnica, quindi eravamo tutti sul pezzo. Io personalmente sì, diciamo forse il gol è stato per farmi perdonare un po' le prestazioni non brillantissime delle prime, peccato che non ho regalato i tre punti alla squadra, questo non mi dispiace. C'era rammarico, abbiamo fatto un'ottima partita, penso abbiamo meritato, penso che meritavamo una vittoria, peccato che abbiamo preso il gol negli ultimi secondi, penso che anche i 6 minuti di recupero erano un po' eccessivi, però continuiamo su questa strada, su queste prestazioni e arriveranno altre vittorie. Perché tutta la gente ha fatto un'ottima partita, con 5 dietro ci trova molto bene, chi non gioca si trova tutti molto bene insieme, e anche come squadra, come compagni sono tutti molto bravi con i nuovi, con i più giovani, e sono molto contento di essere qua. Senti, a livello personale, anche giocare con Ceccarelli, quanto è stato di aiuto il suo inserimento in difesa, che è giovane insomma? Sì, aiuta tanto in partita, anche in allenamento, gli chiedo tante cose, perché comunque ha fatto una carriera molto molto buona, c'ha tanta esperienza, e anche in allenamento, gli chiedo tanti consigli. Senti, adesso cosa deve fare questo Arezzo per tenere il passo, soprattutto evitare nuovi passi falsi, non come quello con il Monza, ma evitare prestazioni così, penso che se giochiamo così arriveranno tante vittorie, tante soddisfazioni. Abbiamo giocato un'ottima partita fino all'ultimo secondo, no? Che abbiamo preso il gol, penso che abbiamo meritato la vittoria, però se continuiamo a giocare così come abbiamo fatto oggi arriveranno. In chiusura, oltre adesso a chiedere a Patrizio questa iniziativa del crowdfunding, ma ci arrivo con l'aggancio del Pieroni. In questo post oggi ha anche annunciato che saranno pagati, praticamente è già stata data a disposizione di pagare, quindi ancora con un largo anticipo
gli stipendi ai tesserati, quindi questo è un segnale comunque positivo e importante. Piegoni poi parla ultimamente di questi, li chiama questi topi che escono dalla fogna, che non ho ben capito diciamo chi siano, evidentemente sente qualcosa, non so Patrizio se anche tu senti questa un'aria di chi vuole diciamo creare zizzania, io questo non ci sono non due o tre elementi sul blog che creano disturbo. Lui si riferisce a quello, pensi? Penso di sì, penso, perché poi io sono all'oscuro di quello che notano in società, di quello che fanno in società, se non per quanto riguarda quell'operazione di cui parleremo dopo. Però lì nel blog ci sono alcuni disturbatori e questi disturbatori, a maggior ragione, potrebbero essere presenti anche nella vita quotidiana di Arezzo. Cioè il loro obiettivo secondo te qual è? Disturbare. Non lasciare l'ambiente tranquillo. Perché è più facile distruggere che creare. Ah beh, questo sì. Soprattutto, soprattutto poi quando ti nascondi non dietro un nome e un cognome, un nick, ma dietro un nick anonimo che difficilmente è poi rintracciabile per i comuni mortali. In particolare uno, non dico il nome, ma io personalmente, visto le infamazioni che stava facendo, ho chiesto alla polizia postale di chiedere di verificare, eventualmente rintracciare il nick e procedere per legge ad oscurare quel nick. Chissà. Questo è perché evidentemente anche se siamo dilettanti. Sì. Perché siamo dilettanti, perché siamo un gruppo di amici che si è sentito svuotato di una realtà qual era Amaranto Magazine e ha provato e sta provando continuamente a creare un qualcosa dove si possa discutere. I nostri non sono articoli, sono basi di discussioni, le nostre non sono interviste, sono colloqui amichevoli con le persone, certo, con quelle che conosciamo, con quelle che impareremo a conoscere, con quelle che ci danno la disponibilità. Una cosa ben diversa dal fare una cosa pomposa o ufficiale, quanto ti pare, però è comunque una bella avventura, ci proviamo. Assolutamente, assolutamente. Allora, l'hai avuta tu, possiamo dire, questa idea del crowdfunding? No, l'ha avuto Bruno, che è stato... Ah, proprio Bruno. No, questa del crowdfunding... Crowdfunding, sì, del blog lo so che ce l'ha raccontato. No, del blog l'ha avuto Bruno. Qui. Sì. Del crowdfunding, sì. L'ho avuta io, ma lì per lì non sapevo nemmeno che si chiamasse tecnicamente in questo modo. È nata a seguito di un colloquio amichevole a metà giugno con Giorgio, poi tra l'altro svolto al telefono, quindi mi degna della sua amicizia, lì per lì. Ho fatto tesoro, poi sai quando si parla ti rimuginano le parole nella testa, era un sabato, la domenica, il lunedì, pensa che ti ripensa. Mi è venuto fuori da andare a vedere quello che avevano fatto Barcellona, Real Madrid, tanto per rimanere proprio a livelli bassi bassi, e ho visto, mi è venuto spunto di mandargli questo progetto che poi lui con calma ha analizzato e dopo oltre un mese mi ha detto guarda, lo portiamo avanti, ti mando un mio collaboratore, Massimo, parlatene con lui e vediamo se la cosa è fattibile. La cosa è risultata fattibile e stiamo andando avanti. Il 26 ottobre alle ore 11 all'Hotel Planet di Ricutino ci sarà la presentazione ufficiale del progetto. Che è un modo, ricordiamo, insomma, per aiutare il presidente e la società, no? È un modo per consolidare. Non si tratta di aiutare, ma consolidare una posizione economica che può rendere forte l'Arezzo, sia economicamente e ovviamente tecnicamente. Si tratta di partire dal basso, creare presupposti per avere finalmente una casa per i giovani, dove i giovani, e soprattutto anche per il settore femminile, e quindi sviluppare quella branca della società che fino a oggi è stata posta sempre in secondo piano. Oltre a questo non posso dire altro. Certo, perché... attendiamo la conferenza. Altrimenti comunque, sentiamo sparisce. Sentiamo Pierangelo cosa ne pensa. Ma ho visto che recentemente questo progetto ha avuto una gran fortuna a Pordenone, che nell'onda anche dei risultati sportivi, perché queste
queste sono cose tutte valide, però se vengono aiutate dal risultato, dal campo, hanno una spinta maggiore. Ho visto che il Pordenone aveva messo in cassa ma un paio di milioni di euro, figurati. E, non so, aspettiamo, vediamo questo progetto, come viene sviluppato, e vediamo un po', insomma, non so altro che dire. Sì. Forse per questo che il progetto è comunque andato avanti. Giorgio, non più tardi proprio della partita prima del Monza, mi esternò tranquillamente il dubbio se fosse o meno il momento giusto, però poi abbiamo concordato che il momento giusto per verificare veramente la disponibilità della città è misurarla nel momento di difficoltà, che non è un momento di difficoltà economico, perché lo dimostra il pagamento anticipato degli stipendi, ma è la voglia di portare avanti un progetto, la voglia di riportare Arezzo, città, quindi tifosi, imprenditori, enti, associazioni, verso l'Arezzo, perché l'Arezzo può essere il traino per gli sport minori, ma anche per la città, perché di Arezzo, quando si va al giro per l'Italia, non è che si parla soltanto dell'SS Arezzo, ma sta lì Arezzo. È marketing anche quello. Ma sì. Grazie a Patrizio Blonda, grazie a Pierangelo Ceccherini, ci rivediamo la prossima settimana.